incomincerà la sua serata il meeting. E voglio brevemente, ma in maniera anche molto asettica, voglio ricordare a tutti chi è Giovanna Mulas, nuorese di nascita, sarda di adozione, visto che parla spesso dei suoi libri della nostra isola. Ha pubblicato numerosissimi libri, raccolte, racconti, saggi, romanzi, è tradotta in 5 lingue, ha ricevuto 60 primi premi letterari internazionali, tra cui il premio alla carriera ricevuto a Taormina da parte dell'Associazione Internazionale Europe Club della Regione Sicilia. Stasera cosa ci propone così in larghe linee? Stasera proporrò dei miei temi sociali, politici, degli estratti ad hoc, qualche stralcio da Domo del Viento, e estratti da Di Carne Assente, il mio dramma teatrale a 4 atti, da poco in libreria, che ho intenzione di portare un po' in giro per i teatri nazionali personalmente, recitandolo personalmente, questo lo dico in anteprima, questo ce l'avete in anteprima. Quindi proporremo un estratto da Di Carne Assente, da Domo del Viento e anche e soprattutto da quella che è la mia battaglia di sempre, quella contro la violenza sulla donna, quindi estratti da Anghe de Chelo, che adesso vedrà una nuova edizione negli Stati Uniti. Mi chiamo Cecilia, ho 15 anni. Vivo da due, nell'istituto Villa Santa Rosa, est della tangenziale, su per il terzo colle, l'ultima camera soccorrido io, a destra. La mia stanza dà per la campagna, i tetti di 100 celle, alle pareti, verdi arancio, ci stanno i fiori, margherite ritagliate dalle riviste di moda. Le lampade sono colorate, sono trasparenti, le sedie sono in plastica perché nessuna di noi possa farsi male, sono senza spigoli. L'aria è buona pure l'acqua. Io sto sola in stanza che mi dicono aggressiva, pericolosa, c'è scritto nero su bianco nel mio rapporto. Mi danno serenase, conto 15 gocce, a volte il valium poi non so. Una volta ho provato a morsicarle, dottoressa. Volevo mangiarle pezzo a pezzo, un pezzo a te e un pezzo a me. E volare fuori. Mi sarei trasformato in un pettirosso, lo so. Appena la testa sarebbe riuscita a sbucare all'esterno, appena un solo capello di me l'avesse fatto. Ai, io mi sarei trasformato in un pettirosso. Le mani ali, grandi, come quelle degli angeli. Perché io sono un angelo, sapete. Io amo molto i pettirossi. Vorrei che tutti i sorrisi che mi vengono fatti si trasformino in petti rossi. Pare che tengano la loro croce tatuata sempre sul cuore, a vista di tutti, senza vergogna. Perché vergognarsi del dolore e dell'amore? Ascoltatela, che forse c'è qualcosa da insegnarci. Io volevo scappare fuori, volevo mangiarmi le sbarre, l'incisivo me lo sono rotto. Non ci sono riuscita a mangiarle, a volare fuori, ma non ci sono riuscita. Allora mi è presa una crisi. Una di quelle mie, e ho cominciato a gridare, a battere i piedi, a stringere i pugni coi denti. Ma solo il vento mi ha risposto, dottoressa. Solo il vento. E fuori dalla stanza, quell'infermiera grassa, quella sì, quella grida sempre. Ce ne stanno quattro nel nostro reparto, come gli angeli dell'Apocalisse. Quella che sembra una suora, mi guardava e rideva. Vediti quello che hai, mi dice sempre. Che puttana, ma chi se la pigliona così? Dire puttana vale un complimento. Una felicità messa dentro le sbarre. E scoprivano pure che in realtà la felicità l'avevano sempre avuta accanto, rappresentata da quei due genitori, poveri, come in canna, ma ricchi d'amore. Io non voglio pensare all'amore, dottoressa. L'amore può invernare. Avevo 4 anni, ricordo. Andavo saltellando a scuola con la cartella sulle spalle, un giubbotto più grande di 3 taglie, verde. Era appartenuto a mia sorella Giuditta, quella che ora lavora in una pizzeria di italiani. Gliene ho parlato una volta. Ecco, vidi un piccolo uccellino azzurro, morto, buttato su
coincide del marciapiedi tra fango e sassi. Era di un azzurro indescrivibile, dottoressa. Rimasi a fissarlo per ore, ricordo. Dimenticai la scuola, mio padre, che non gli avrebbe dato di santa ragione, la preoccupazione di mamma, tutto, tutto. Vedevo quell'uccellino talmente bello. Era meraviglioso nella fissità della sua morte. Quanto può essere affascinante la morte, dottoressa, quanto. Forse come il mare, viene e va, e poi ritorna, e poi va ancora, e ti chiama, e lascia solo sabbia, e il luccichio dell'arena sotto il sole, immobile, fissa, fissa, come l'azzurro di un uccellino, o come il rosa di un piccolo corpo, gettato in un cassonetto. Corse della mia gravidanza, sentendomi tutte le mattine vomitare, chiusa in bagno, pensa a te. Se non lo doveva capire, ci ha cresciuto in sette. C'è una faccia oggi, Ceci? Mi diceva. E mi guardava. Fino a che non l'ho scoperto trovando i risultati sotto il materasso. Se mi avessero detto subito che il mio bambino poteva essere affidato ai medici, dottoressa, dato in adozione una volta nato, senza il mio nome, senza che il mio nome si sapesse, io no. No, no, non l'avrei fatto, no. E se ci avessero parlato a scuola di quello che mia madre non mi ha detto mai per vergogna, e padre Michele pure non diceva nulla, sussurrava solo: è un peccato, figlia mia, è un peccato sta un angolo di strada, non peccare. Ecco, papà diceva così: ci vogliono tutti caproni, coglioni, al guinzaglio. E le donne che avrei a testa bassa. Mi chiede dove sta la libertà della donna, dottoressa. Io penso nella conoscenza, nella curiosità, nello scavare l'apparenza, ma io sono matta. E a volte mi dico che non tutte hanno le armi per scavare. Mia madre non ce le aveva. Mi ci portò apposta da quella cinese per abortire. Perché aveva paura, aveva vergogna del vicinato, aveva paura di quello che potevano dire, dirmi. O dire a lei. Chi può decidere cosa è giusto o sbagliato per me? Oggi qui, chi me lo può dire di aver fatto la cosa giusta? Dopo, quando passavo per strada, i ragazzini mi gridavano appresso comunque. Me lo dicevano. Mamma non teneva armi per scavare e mio padre ci provò con me il giorno dopo l'aborto. Perché se lo fai con tutti devi farlo anche con me, mi disse. No, dottoressa, no, no, no. Quei campanelli che agitano il polso, sì. La mia stanza dà per la campagna, da per i tetti di 100 celle. È bella la mia camera. L'aria è buona pure l'acqua. Peccato, peccato per le sbarre. Dichiamo Cecilia. Ogni volta, figlia Messa, subito dopo l'uscita dalla chiesa nell'ultima vigilia stanca, Don Cristoforo dava al pesante portone d'ingresso della parrocchia tre mandate, tre dovevano essere, come la Santissima Trinità, diceva lui, per serrare. Poi a Baccaia vedevi ritirarsi nelle sue stanze, rosario, bibbia stretta nel pugno, probabilmente sicuramente a leggere, a pensare. Quando l'avevano visto arrivare in paese col treno da Cagliari, accompagnato dall'anziana e grassa madre vedova, l'inverno di 2 anni prima, nessuno l'avrebbe detto che di un prete si trattava. Così carino, così perfetto, biondo, liscio, curato, la pelle diaffana, madre magro. Insomma, tutte le donne del paese ne erano rimaste affascinate. Per mesi e nelle campagne non si era parlato d'altro che di un prete bello come un angelo. E tutti gli uomini, giovani o vecchi, che così diverso lo vedevano, così bello e puro, ma tutto tranne assessuato come un vero prete è o dovrebbe apparire, beh, molte donne se ne hanno sentite rifiutare dal marito il permesso di andare in chiesa. E Don Cristoforo, così si chiamava, Cristoforo Venieruso, aveva dovuto visitare tutto il paese, casa per casa, umile per umile, quasi scusandosi della sua bellezza, convincendo comunque con le buone, sempre con la Bibbia e il crocifisso in mano, che la messa non andava saltata. Insomma, era male
Certo era che tutte le zitelle, giovani e vecchi del circondario, avevano preso ad andare a messa non solo la domenica, ma tutti i giorni. E sempre vestiti a festa, tutti i giorni per loro erano diventati Domenica delle Palme. Una volta Vagai avrebbe compiuto 14 anni, il 6 di maggio, aveva scoperto Don Cristoforo a spiarla, mentre spolverava il candelabro rivestito d'oro che Tia Papà aveva donato alla chiesa in ringraziamento dopo che sua nipote si era salvata dalla morte certa per broncopolmonite fulminante. Una miracolata, insomma, sia la nipote e sia Tia Papà, che poteva permettersi di regalare candelabri come quello. In paesi dicevano si nascondessi i denari nell'orto, dopo un lì. Ed era capitato che i carabinieri dovessero correre a casa sua, nel cuore della notte, perché richiamati dalla vecchia vedova che aveva scoperto qualche disgraziato scavarmi nell'orto, lì, giù, sotto il noce. Ma chi la capisce questa gente? Disgraziati di paese, latitanti sono che dovrebbero finire in galera. E nell'ultima parte della frase alzava la voce di tre toni, in modo che tutte le case attorno sentissero cosa la signora pensava davvero del vicinato. Abacai stava piegata sulle ginocchia, le gonne leggermente sollevate sopra le caviglie per potersi muovere meglio. I capelli erano raccolti grezze forcine d'osso. Stavano sotto il fazzoletto. Avvertiva una sottile pellicola di sudore sulla fronte. Si avvicinava e senza dubbio, come gli ripeteva di amica, quell'estate sarebbe stata lunga, molto calda, così come quella che aveva seguito la sua nascita. Abacai si era appena versato un bicchiere d'acqua, di fonte, lì dalla brocca di terracotta appoggiata al fresco, così segnandosi tre volte, fronte al petto. Non ci mette più piede solo con la chiesa, Abacà. Non ci devi andare. Se so per il fatto fare in modo di bastonarti la schiena, vuole fare qualcuno di me. Per me non farà qualcuno, visto che io non riesco a toccarti. Quella stessa notte Abacai dalla sua stanza aveva sentito Tia Annika mormorare preghiere incomprensibili, parlare col buio e nel buio. Tutta la notte era rimasta sveglia la Cabadora a mormorare, perché la mattina, quando la ragazza si era alzata per scaldarsi il latte, l'aveva trovata addormentata sulla sedia a dondolo di fronte al camino spento. Il capo poggiato sulla spalla, il rosario stretto in pugno, il libro dell'Antico Testamento aperto, su scialle al petto. E sui piedi un piatto con acqua e olio. Sto aiutando una persona a vincere la sua battaglia, aveva detto Tia Annika, quando Abacai gli aveva chiesto il perché della notte in bianco. Ecco, fu nel momento in cui si chinò per raccogliere una rosa caduta dall'altare, caduta curiosamente nell'istante in cui Abacai ci passava davanti, ma non l'aveva sfiorata la rosa, non l'aveva neanche toccata, eppure la rosa sola gli era caduta davanti ai piedi, davanti all'altare, così, e le fu sopra. La rovesciò sul granito, un tonfo sordo, una fitta alla nuca, una luce bianca esplose ad Abacai. Lì è la testa. Ora l'aveva sopra di lei. Si limitò a fissarlo con dolente solennità infantile. Nessuno più di noi, noi partorienti cosmiche, mestruate sempre, cicliche. Noi, tocca a noi, essere unite, in sorellanza. Affrontiamo la problematica della violenza, noi donne e sorelle. Il suggerimento lodido,
In due esperienze a canti batti a vista, sa pompiata mia, si chiara, si trattenere, si cannufaia, si calvuraia, in si spazio di amiciaia, canto, a manzano vitto, sa meula e fusta e da zappa al cuore nemos. Si chieda la lama, sa vita, che una base, la galinghese, la sessi, la muschetto taganta, hanno mano, provate la cavatura nuova, la rena si squilla la zieta, la zieta è senza il caso da sospara bene. In questo momento, Maddalena per te oggi si tenere su caldo e salita di suo lupo su braso colpo solo, su testa nube sangue. Posca, ave già di d'ora, di scuro. Scarra al buso, schedichetto di zè, se la pizzina cambuzza, sangue, la sudosso, a cara ammizzas. Lo si intendia la sorozzica rozzica, rieghi di rio, maniche di esili dai sopra o conedda o coneddu, cosa scarre fra la zona scudisciosas e malas, pudescias, istoegas. La idea cudente, lunine brusca e acristata, muda, esaltentesi branghe, paltentesi ambasala scambio con edissa. Idea cudente, lunine brusca e acristata, muda, salate giosso e sagara, illuminata la copata della lunulazione, e ruggessa piatta dei chiesa, e la bigliottina si franghese, soscane si cascia in cammino, e zecchi in un momento sorocco di non poter variare, di spiccio a rizzare selva e a distudare la mimula de salgianas. Pare che stia diventando vincente, però sicuramente c'è ancora tanto da fare, tanto impegno da mettere. Ci aspetta un futuro non roseo. L'Italia è in un crollo annunciato da anni e la Sardegna quindi, fisiologicamente parlando, ancora più. Quindi occorre essere pronti, preparati a questo crollo che già stiamo affrontando. Essere uniti, soprattutto uniti, quello che forse a volte manca a noi sardi in genere. E lo dico purtroppo.